timp, vrei din grațiare a la responsabile doinița Bellu. Bella. Bella, de la Associazione Cuore Rumeno, a Franco, che comunque è sempre vicino a noi, a Daniele, che è comunque il presidente dell'Associazione Cuore Rumeno, che sta venendo molto spesso nel suo Cisiclesiano, che ci fa piacere. Mi fa piacere soprattutto che sono stata invitata. Adesso proprio gli argomenti ben giusti, non è che sì, li ho capiti un pochino, spero che andando avanti con l'argomento saprò anche intervenire un pochino. Comunque è una bella cosa lavorare insieme, darci una mano insieme come associazioni, sbagliando, perché si sbaglia anche. Comunque dagli sbagli possiamo imparare ad andare avanti, dagli sbagli si impara cosa si può rimediare. Mi piacerebbe anche vedere a tutte voi che siete un po' più unite, che non si parli più, non che non si parli, che tanto la bocca della gente non lo tappa, solo la terra, ma mi piacerebbe vedere che comunque vi aiutate al bisogno. C'è una persona che ha un problema, mi piacerebbe che lo aiutate, ma non solo per vedere il vicino, no, lo aiutate perché veramente lo sentite dentro. Le parole che si parla da una, dall'altra, che si trasmette da una cosa piccolina, si arriva a una cosa grande, non va bene. Quando sentite una persona che parla male di qualcun altro, dovrete essere voi subito, le altre, a correggerla, perché così l'unione fa la forza, se no, sempre parlando male del prossimo, di noi, di voi, di tutti, non andremo avanti. Mi piacerebbe anche vedere un po' di collaborazione dalla vostra parte, è vero, siamo due associazioni, potete essere soci dalle ambe associazioni, potete essere soci anche da 10 associazioni, non c'è nessun problema. Ma mi piacerebbe vedervi che comunque collaborate con queste associazioni, non solo per ballare. Perché è bello divertirsi, anche a me mi piacerebbe stare ogni tanto andare a ballare. Ma vi vorrei vedere un po' più attive perché siete molto intelligenti e io non che pretendo, vorrei vedervi, perché alla vostra età, giovani, che siete ancora giovani, a vedervi che vi, scusate la parola, vi rincoglionite solo così non va bene, perché ci avete tanto da dare e vorrei vedere che voi lo potete fare. E anche da quella cosa piccola cresce e nasce una cosa grande. Mi piacerebbe vedervi un po' dare delle idee alle associazioni, anche se è possibile che non si prenda in conto il momento quando lo date, ma è possibile che quell'idea che voi lo date, è possibile che può prendere, cioè si può realizzare, si può fare qualcosa, vi vorrei vedere un pochino più, perché io vi reputo veramente intelligenti, vi vorrei vedere veramente che fate qualcosa, ma non per l'associazione, per voi stesse, passare il tempo diversamente. Perché andate a casa, cosa potete dire? Beh, mi sono divertita, è vero, perché anche io mi diverto. Ma non sprecate gli anni che siete qui solo per questo. Ci sono tanti posti da vedere, tante cose da fare. Credetemi che prima o poi penserete e probabilmente direte, cavolo, cosa ho fatto nella mia vita in Italia? Che non è facile stare sulla terra straniera. Non è facile. E vi vorrei vedere veramente unite. Grazie.